Ciao ragazze, ciao ragazzi, ebbene sì, anche oggi si inizia un video struccata. Che cosa vi devo dire? Ormai vi stupirete quando mi vedrete truccata in un video a questo punto. Beh, oggi voglio fare una tipologia di video nuova, una tipologia di video che non avevo mai fatto, un qualcosa di new on this channel, non so perché l'ho detto in inglese, ma voglio testare con voi in diretta video i prodotti con il ratings più basso sul sito di Sephora, quindi sono i prodotti che piacciono di meno, quelli che proprio appunto non vi vanno a genio, non vanno a genio, insomma ad alcuni vorrei dare sinceramente una seconda chance e dire che io invece con questi prodotti mi trovo da Dio, perché mi sono meravigliata nel vedere tanti prodotti con cui io mi trovo bene, e altri invece sono prodotti che andremo a scoprire insieme e voglio un attimino capire perché non piacciono. Comunque vedremo l'effetto che fanno, quindi direi di non dilungarmi troppo in questo intro e di iniziare subito. Primo prodotto, iniziamo con lui. Questo è di Benefit Cosmetics ed è il The Professional License to Blot. Se seguite i miei video sapete che io questo prodotto lo amo, ma ho controllato sul sito Sephora italiano ed ha pochissimi review, quindi sono andata a vedere quello americano che ha un sacco di recensioni. Noi italiani lasciamo poche recensioni, ragazzi, bisognerebbe aiutarsi, lasciamo recensioni sul sito di Sephora. Comunque questo prodotto ha 2 stelline e 3/4 su 5. Mi sono meravigliata tantissimo perché io sinceramente mi trovo da Dio con questo prodotto, non voglio finirlo perché mi ha salvata e l'ho usato anche il giorno del mio matrimonio, però evidentemente un sacco di persone dicono che su di loro non funziona, che non ci si trovano bene, che gli fa addirittura, crea allergie e robe del genere. A me sembra molto strano perché appunto ho la pelle super delicata, eppure non mi ha dato mai nessun tipo di problema. Poi passiamo come fondotinta al The Professional Pore Minimizing Makeup, sempre di Benefit. Questo sul sito sephora.com ha 3 stelline. In questo video ho considerato soltanto i prodotti che hanno da 1 a 3 stelline, e questo è uno dei prodotti con rating più alto che vedrete in questo video. Comunque non ho mai utilizzato questo prodotto, so che va agitato per bene prima dell'applicazione. Beh, decisamente non credo che il colore sia così sbagliato per me, anzi, secondo me è fattibile. Devo dire che il risultato non mi dispiace, è super naturale, è molto leggero, questo sicuramente se cercate una cosa, un fondotinta coprente, non è questo il caso. Questo è più un fondotinta, diciamo, che va a minimizzare le imperfezioni, ma non è a coprenza totale, però non mi dispiace. È vero che è un pochino troppo acquoso, ma vi devo dire che per esperienza con i fondotinta che ho provato, quelli più acquosi sono in realtà quelli che durano di più, non so perché, non sempre è così, ma mi è capitato di trovare anche il fondotinta di Make Up For Ever, il Water Blender, anche quello è super super liquido, però non se ne va neanche con il sudore eccetera, quindi non so che resistenza ha questo, però molto spesso se un fondotinta è acquoso in realtà non vuol dire che non sia un buon fondotinta. Ok, nel frattempo ho finito la base, ma adesso passiamo ad un nuovo prodotto che ha un rating basso. Questo prodotto sul sito di sephora.com ha 3 stelline su 5 ed è molto difficile vedere prodotti di brand appunto come Make Up For Ever, come Benefit, con ratings così bassi. Ho letto i ratings e la maggior parte delle persone dice che è sono delle polveri che non si sfumano bene, che sono difficili appunto da applicare e da sfumare. Noi andiamo a stendere il contouring, la palette ha appunto un colore che è una terra e poi c'è una specie di blush illuminante. Io devo dire che questo prodotto l'ho utilizzato spesso e mi ci sono sempre trovata bene. È difficile per me trovare terre di questo colore fredde che siano abbastanza chiare per la mia pelle, e questo tra l'altro è uno dei prodotti che io sto per finire, perché non so se si riesce ad intravedere nel video, ma sto per raggiungere il pen, quindi il fondo del prodotto, proprio perché è un prodotto con cui io mi sono sempre sempre trovata bene. Io gli darei assolutamente 5 stelline sia come colorazione che come facilità di applicazione. Secondo me si sfuma molto molto bene, posso capire che l'illuminante non illumina tantissimo ed è più un blush, secondo me è alla fine più un blush che un illuminante, certo ha qualche perlescenza brillantino, però cioè, secondo me appunto non si meriterebbe
3 stelline, io ne darei almeno 4 e mezzo o 5, quindi ecco, unica cosa, sono d'accordo sul fatto che il blush non si vede tanto, però se avete la pelle chiara come la mia, 3/4 dei blush che avete su di voi fanno effetto Heidi, quindi io in realtà sono contenta di avere un blush che mi dà un effetto guancia sana, ma non mi fa sembrare appunto Heidi tra i monti con Annette, no, quella era un'altra. Comunque, questo è quanto, anzi, potete vedere che su di me si vede. Io continuo a ripeterlo, a me questo sculpting kit piace un sacco. Ora dobbiamo iniziare a truccare gli occhi, quindi ci serve un eye primer. Quello che andiamo a provare è l'Air Patrol di Benefit. Questa base occhi ha un rating molto basso sia sul sito Sephora.it che sul sito Sephora.com, e sul sito Sephora.it addirittura arriva a 2 stelline e 3/4, non arriva nemmeno a 3 stelline. Ho controllato la maggior parte dei commenti e dicono che questo prodotto non uniforma la palpebra, che non è abbastanza appunto pigmentato e che comunque non tiene il trucco fino a sera come dovrebbe. Io ho usato un paio di volte questo prodotto, non mi ci sono trovata affatto male, non è un prodotto che vado a cercare ogni giorno quando voglio usare un eye primer, perché appunto io preferisco i primer che uniformano il colore della mia palpebra, ma è una preferenza personale, non è una cosa universale. Comunque tutto sommato non mi ci sono trovata mai male, forse non l'ho testato per tantissime ore, è vero che non uniforma tantissimo il colore, però appunto comunque appiccica gli ombretti in polvere. Passiamo agli ombretti, andiamo ad utilizzare questa palette di Givenchy, che è quella a 4 colori. Allora, questa palette ha un rating estremamente, queste palette hanno un rating estremamente basso, sul sito di Sephora.it hanno 2 stelline su 5 e tutti i commenti parlano della pigmentazione scarsa degli ombretti e del fatto che non si sfumano per niente bene. Devo dire che è vero, con alcune palette Givenchy mi trovo meglio rispetto ad altre, è vero che alcune non sono molto pigmentate, ma sono dei colori studiati appositamente per non essere tanto pigmentati, non è un prodotto riuscito male, sono semplicemente dei finish diversi, è per questo che di solito con i colori un pochino più opachi di Givenchy mi trovo meglio, perché sono più scriventi. Ad esempio in questa palette il marrone è quello che sto usando adesso, è il più scrivente, proprio perché gli altri sono shimmer e sono in realtà traslucidi. Vi devo dire che effettivamente è vero, nel senso che, e lo sto notando anche in questo momento, i colori shimmer sono molto brillantinati, ma il colore non si vede tanto, mentre quelli come il marrone che ho usato prima, che ha un finish satinato ma non shimmer, è molto molto più scrivente, cioè c'è proprio una bella differenza, e mi rendo conto che nelle palette che probabilmente hanno 4 colori tutti quanti shimmer possono risultare tutti poco scriventi. Vi devo dire però che ho notato la stessa cosa anche con altri brand dello stesso calibro di Givenchy, quindi credo proprio che sia una cosa voluta e non un errore nella creazione degli ombretti, ecco, questo intendo secondo me. Poi come matita, come eyeliner, andiamo ad utilizzare questo di Benefit, questo è il Dare Real Push Up Liner. Questo prodotto sul sito di Sephora.it ha 2 stelline su 5, quindi anche questo ha un rating molto molto basso, tutti i commenti dicono che è terribilmente difficile da applicare e che anche la formulazione non è il massimo. Io vi devo dire che ho provato questo prodotto un paio di volte quando è uscito e ho avuto grosse difficoltà nell'applicazione, perché non sono forse abituata non sono abituata all'applicatore così. È un prodotto, se non altro, estremamente innovativo, perché non si è mai visto. Però anch'io sono d'accordo che è molto molto difficile da applicare ed è forse il prodotto di Benefit che meno mi piace. Non trovo sia molto semplice da applicare, anche se in questo momento ci sto riuscendo, non so come sia possibile, ma quando è uscito mi ricordo che ci avevo provato e poi non l'ho più utilizzato perché è davvero troppo difficile. In più, quando il prodotto esce, devo, per scorrerlo un po' sulla mano in modo che sia omogeneo sul pennellino, rimane molto prodotto sulla mano, quindi c'è anche un pochino di spreco, perché poi esce ma ci mette un po' ad uscire, quindi tu continui a girare
e sto cercando di creare una forma decente, ma non è semplice, sia perché, appunto, ripeto, con l'applicatore non mi trovo benissimo, sia perché io ho una forma di occhio molto difficile e non sono per niente brava a stendere l'eyeliner. Non lo vedo tanto fattibile, no, no, decisamente questo eyeliner non è per me. No, ok, sto combinando un disastro. Avete presente quando continuate ad ingigantire, ad ispessire la linea? Perché non combacia dall'altra parte, poi vi ritrovate tipo Amy Winehouse. Beh, questo è quello che sta succedendo a me in questo momento, quindi direi di bloccarmi, autobloccarmi e continuare. Stendiamo un velo pietoso sul mio eyeliner di oggi. Bene, a questo punto io direi di applicare il mascara, non ci resta che lui per completare il trucco occhi. Sto ancora guardando malissimo il mio eyeliner e mi sto vergognando profondamente. Comunque, quello che andiamo ad utilizzare è il Make Up For Ever Aqua Smoky Extravagant Waterproof Mascara. Questo mascara, anche lui, ha un rating bassissimo, ha solo 2 stelline su 5 sul sito Sephora.it e non riesco sinceramente a capire bene il perché. Allora, io non l'ho studiato a fondo e non l'ho provato 300.000 volte, però ho provato questo mascara, mi ricordo quando pioveva e un giorno quando siamo andati, non mi ricordo se era al mare o in piscina, ed effettivamente su di me ha funzionato, nel senso che non l'ho visto colare, non ho avuto problemi. Sì, è stato difficile da togliere a fine giornata come tutti i prodotti waterproof di questo mondo, però non ho avuto nessun tipo di problema, mentre sul sito dicono che le recensioni dicono che questo prodotto cola già dopo pochissimo tempo. Ovviamente anche oggi mi sono colorata un ciuffo di capelli, non poteva non essere così. Dicono che già dopo poco tempo dall'applicazione il mascara comincia a colare, che non è vero, che è waterproof e che non volumizza e non allunga per niente le ciglia. Io adesso vi faccio vedere il risultato. E sono d'accordo, forse non volumizza tantissimo le ciglia, però me le allunga bene, è nero e su di me almeno vi posso garantire che non cola. Potete vedere la differenza tra un occhio e l'altro, a me, devo dire, questo mascara piace. Beh, abbiamo più o meno finito con gli occhi, anche se questo non credo sia il make up che mi dona di più a questo mondo, anzi. Comunque, sorvoliamo e passiamo al prodotto per sopracciglia. Oggi andiamo ad utilizzare il Brow Tamer di Urban Decay. Questo prodotto sul sito di Sephora.it ha 2,5 stelline ed è un fissatore per sopracciglia. Il mio è colorato, ma c'è anche la versione in colore, cioè la versione trasparente. Questo prodotto io lo utilizzo a volte soltanto per finire le sopracciglia quando ho già applicato la matita. Oggi invece non voglio applicare nient'altro per farvi capire proprio com'è il risultato. Ovviamente lo sto applicando più sui capelli che sul sopracciglio. In realtà credo che, allora, questo colore sia leggermente troppo chiaro per le mie sopracciglia, e però le pettina per bene. Sulla tenuta in realtà non saprei cosa dire, sono sincera, perché non ricordo l'effetto, ma non è secondo me niente male. Pettina molto bene le ciglia, questo mi sta piacendo molto. Anche questo l'ho utilizzato un paio di volte, ma non lo conosco benissimo come prodotto. Le pettina molto molto bene, l'unica cosa che non mi piace e che fa forse un po' un effetto cenere sulle mie ciglia, non so se è il prodotto oppure il colore. Non lascia tantissimo colore, ma non so la durata, quindi non saprei sinceramente se le 2,5 stelline sono meritate o no. Ora passiamo alle labbra, andiamo ad usare il Vice Liquid Lipstick di Urban Decay. Questo prodotto sul sito Sephora.it ha 2,75 stelline. La maggior parte dei commenti dice che non è un buon prodotto perché non si può riapplicare senza togliere tutto quanto quello che c'è sotto. Dicono che secca troppo le labbra e che è molto difficile da applicare. È strano perché io non lo sapevo, non ho mai guardato i ratings sul sito, ma io, questo è uno dei miei rossetti liquidi preferiti.
vestiti, e non solo in questa tonalità, ma anche nella tonalità più accesa, il rosso. Ogni volta che indosso questi rossetti, specialmente quello rosso, da quando l'ho provato mi chiedete sempre di che rossetto si tratta, ed è un tipo di rossetto che io indosso quando so di dover stare fuori tutto il giorno, perché so che mi dura dalla mattina alla sera. È pazzesca questa cosa, o sono un alieno io oppure non lo so, però su di me questo prodotto funziona alla grande. Io lo adoro in tutte le tonalità, mi piace perché secondo me è facile da applicare, e una volta asciutto risulta completamente opaco e rimane lì tatuato fino a sera, quindi sinceramente non sono d'accordo con questo ratings. Ecco, andiamo a completare il trucco con l'illuminante, l'unica cosa che manca, e vado ad usarne uno di Urban Decay. Questo è il Naked Illuminated, questo prodotto ha 3 stelline sul sito sephora.com ed è una polvere illuminante con molti glitter. Ho letto le recensioni sul sito e scrivono dicendo che questo prodotto non è un illuminante, non illumina affatto le zone dove vai a stenderlo, l'unica cosa che fa è ti lascia un sacco di glitter sul viso, niente di più, niente di meno. Devo dirvi che mi trovo d'accordo con il fatto che ti lascia un sacco di glitter, però si vede che è strapieno di glitter, quindi questo me l'aspettavo. È vero che non è un illuminante molto visibile, nel senso che, devo dire la verità, su di me si vede, è leggermente perlato, questo è rosato, l'illuminante su di me si vede. È vero però che ti lascia un sacco di glitter che personalmente non mi piacciono negli illuminanti, ma applichiamo anche sull'arco di Cupido. Ecco, qui forse vi rendete conto un pochino meglio del fatto che questo prodotto appunto è solo leggermente illuminante, ma ti lascia un sacco di glitter sul viso. Io vado a stenderlo sul naso soltanto per farvi capire, ma sono d'accordo. Forse hanno sbagliato più che altro con il nome, perché chiamarlo Illuminated fa pensare ad un illuminante, invece non è un prodotto illuminante, è più un prodotto che si può usare sia sul corpo che sul viso, ma che ti dà un effetto glitter, quasi bagnato, ma glitteroso, ecco, non illuminante. Quindi queste sono un po' le mie constatazioni su questi prodotti. Fatemi sapere se volete più video di questo genere, e io ovviamente li farò perché leggo sempre i vostri commenti e ascolto i vostri consigli. Spero vi sia piaciuto, e alla fin fine con alcuni prodotti sono d'accordo, non piacciono nemmeno a me per un motivo o per l'altro, con altri invece, tipo il liquid lipstick, io ho e lo stick benefit, cioè io non mi trovo assolutamente d'accordo, sono 3 miei prodotti preferiti, li uso sempre, quindi dipende davvero da persona a persona, da necessità. Però è stato divertente testare tutti questi prodotti con rating bassissimo. Fatemi sapere che cosa ne pensate, quale di questi secondo voi era il meglio, quale di questi secondo voi era il peggio. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, domani con un nuovo video, cerco di caricare alle 17:30, ci riesco quasi sempre, quindi a domani. No, un bacio mia family, vi voglio bene, vi abbraccio forte come è salito, bacio, ciao.